46 partecipanti a questo secondo modulo del corso allenatore di terzo livello. Iniziamo col tracciare i contorni di questa settimana intensa di lavoro. Sì, in realtà, come dici tu, siamo molto contenti di aver avuto una partecipazione così ampia e numerosa, e in più siamo molto contenti di aver potuto lavorare insieme alle due nazionali Under 17, maschile e femminile, perché questa in Italia è la prima volta che c'è una collaborazione stretta fra il settore tecnico e la formazione. Penso che gli utenti di questa settimana siano stati contenti soprattutto di questa possibilità. Lavorare vedendo una squadra e non se stessi in campo dà un feedback completamente diverso, che è quello che noi vogliamo che gli allenatori abbiano da questi corsi. Ecco, naturalmente in questo il fatto di poter lavorare all'interno della Casa della Pallamano, del Centro Tecnico Federale, aiuta moltissimo e aggiunge probabilmente anche magia al tutto. Beh, la Casa della Pallamano, da quando l'abbiamo vissuta, da quando si è trasformata in questa splendida residenza per noi, è un valore aggiunto immenso, è come veramente essere a casa per noi che siamo qui tantissimo tempo, ma per chiunque della pallamano entri in questo gioiello si sente a casa sua, e questo è il senso che vogliamo dare. Vogliamo dare un senso che sia la casa non solo dei giocatori, non solo degli allenatori, sia la casa di tutto il mondo della pallamano, ed è una casa bellissima da abitare. Per quanto riguarda il corso, feedback e soprattutto l'approccio che hai notato da parte dei partecipanti? Beh, i feedback sono positivi perché abbiamo avuto tanti attestati, non tanto di gioia ma di consapevolezza che è un momento che ci voleva. Era un momento iniziato già durante la pandemia con le lezioni online, ma chiaramente soprattutto con Riccardo Trillini, che è, diciamo, la mente di tutta questa situazione, abbiamo sempre pensato che sia necessario fare un confronto interpersonale, non solo dietro un computer, perché le lezioni valgono, ma vale ancora di più la possibilità di scambiarsi opinioni, di confrontarsi sia con i docenti sia fra i discenti. Il presidente federale Pasquale Loria, nel corso del suo saluto ai partecipanti, ai corsisti, ha parlato della necessità di professionalizzarsi anche per quanto riguarda gli allenatori, ha parlato di una platea di allenatori anche giovani, quindi che avranno la possibilità di misurarsi comunque con la priorità, no? Di mettere la pallamano al primo posto, o almeno tenteranno sicuramente di farlo. È un percorso che fuori dal campo per gli allenatori, dentro il campo col Campus Italia per esempio, dobbiamo necessariamente fare. Ma io ho apprezzato moltissimo le parole del presidente, perché tracciano una linea che, se vogliamo rimanere e diventare ancora di più uno sport di alto livello, dobbiamo intraprendere per forza, a partire da noi allenatori, che dobbiamo assolutamente professionalizzarci e essere a disposizione di questo progetto. Non possiamo certo affrontare il contesto internazionale con allenatori e giocatori dopolavoristi, questo è stato chiaramente detto, apprezziamo gli sforzi di chi lo fa, ma dobbiamo pensare a fare un salto di qualità, lo possiamo venire a fare soltanto in questa maniera, dando una sensazione di essere uno sport che vuole crescere. Abbiamo fatto questa perfetta casa che ci ospita, ma adesso dobbiamo essere noi degni di essere ospitati.